L'ingrossamento della prostata è il problema più frequente dell'uomo adulto, generalmente a partire dai 50 anni si hanno delle problematiche sullo svuotamento vescicale, quindi sulla qualità della menzione e quindi sulla qualità di vita, che può affliggere in modo, grave, molto fastidioso. Le giornate e le notti dei pazienti. Urinare male, urinare di frequente, urinare con sforzo, rappresenta un'alterazione notevole, della qualità del sonno, delle relazioni sociali. Pensiamo quante persone nel corso di una riunione devono alzarsi per andare in bagno oppure non possono intrattenersi in colloqui troppo a lungo perché hanno esigenze di andare in bagno o pensiamo a quelle persone che non hanno un sonno riposato perché di notte si alzano 2, 3, 4 volte con lo stimolo impellente di urinare. Quindi la patologia prostatica è una patologia molto frequente, e può essere molto invalidante per quanto benigna. Quindi abbiamo bisogno di gestire una terapia per queste persone molto spesso. Esistono molti farmaci, non sempre i farmaci fanno effetto, abbiamo molte tecniche chirurgiche a disposizione che però hanno molti effetti collaterali, rischiano di dare delle problematiche sessuali, dal problemi di erezione a problemi di eiaculazione, fino alla perdita dell'eiaculazione con conseguenze sulla soddisfazione sessuale complessiva. Quindi la tecnologia in ambito urologico, negli ultimi anni, anche per il fatto che l'età di trattamento di questi pazienti progressivamente si abbassa, sta cercando delle, strategie innovative in grado di ridurre fino ad annullare le problematiche legate alla sfera sessuale, quindi evitare problemi di erezione, evitare disfunzioni eiaculatorie. Ecco che da qualche anno con questo principio di ridurre effetti collaterali e disfunzioni sessuali si è sviluppata una tecnologia che in Androteam stiamo utilizzando con molta soddisfazione da qualche mese a questa parte, che è la termoablazione della prostata. Si tratta di un intervento mini-invasivo, sostanzialmente ambulatoriale, che prevede di ridurre il volume prostatico e quindi l'ostruzione esercitata dalla prostata nei confronti dello svuotamento vescicale tramite la somministrazione di vapore acqueo ad alta temperatura, quindi all'interno della prostata, che è in grado di innescare una reazione di necrosi tissutale che porta appunto alla riduzione volumetrica della prostata e quindi alla riduzione dell'ostruzione. La termoablazione prostatica, è una tecnica endoscopica, cioè non prevede tagli sulla pancia e non è una tecnica invasiva, ma la sonda che si utilizza per somministrare il vapore acqueo viene inserita attraverso l'uretra, cioè attraverso il canale della pipì. Mediante un'ottica, cioè un sistema visivo che ci fa vedere in tempo reale dove siamo, ci fa vedere la dimensione effettiva della prostata e tramite questa stessa sonda, dopo aver ispezionato la vescica, valutato che non ci siano lesioni vescicali, valutato lo stato di salute in generale della vescica, cioè possiamo vedere se c'è una vescica da sforzo, quindi una vescica che ha subito uno sforzo nel tempo e se ha subito dei danni dall'ostruzione prostatica. Quindi, una volta fatta questa valutazione preliminare, che consiste in pochi secondi di visione endoscopica, si procede alla termoablazione della prostata, cioè alla somministrazione di questo vapore acqueo, tramite la sonda che attraverso un ago eroga nel giro di pochi secondi il vapore acqueo ad alta temperatura, in modo da mappare, diciamo, le varie zone della prostata e avere un trattamento omogeneo di tutta la superficie. Ovviamente non è un trattamento standard, cioè non c'è un protocollo che vale per tutti, ma si tara
il numero e la quantità di vapore acqueo da utilizzare in base al volume della prostata. Quindi noi faremo una misurazione dei campi visivi della prostata del paziente che stiamo operando in quel momento e decideremo in quel momento quante erogazioni fare. Ogni erogazione dura 9 secondi e quindi si va da un minimo di 4-5 erogazioni ad un massimo di 10 erogazioni circa, quindi il tempo operatorio in senso stretto è davvero di pochi minuti. Una volta che si è terminata la procedura viene inserito un catetere, poiché la reazione che viene innescata da questo trattamento inizialmente fa infiammare la prostata, fa gonfiare la prostata, quindi ci potrebbe essere il rischio di una ritenzione di urina, cioè un blocco urinario. Quindi il catetere andrà portato per un pochino di giorni in modo da evitare che l'infiammazione data dalla metodica possa far bloccare lo svuotamento vescicale. E nei primi 3 mesi dopo la procedura verranno somministrati dei farmaci che hanno lo scopo di ridurre i disturbi menzionali, di accelerare la riduzione dell'infiammazione e di favorire lo svuotamento vescicale. Nelle prime settimane dopo la procedura è possibile che si verifichino, che si sentano dei bruciori durante la menzione, la frequenza potrebbe essere un pochino aumentata, cioè il paziente potrebbe continuare ad andare spesso in bagno e a sentire del bruciore quando fa pipì, ma questi sono effetti transitori legati proprio alla metodica in senso stretto. Immaginatevi appunto una prostata molto riscaldata dal vapore acqueo, quindi facilmente si infiamma e crea del bruciore nel canale della pipì. Ma questo, ripeto, sono situazioni transitorie. Quindi, da un lato, una tecnica mini-invasiva molto rapida, che ha dei tassi di successo molto molto alti, cioè la soddisfazione dei pazienti a 3 mesi dall'intervento è già molto alta. 95 pazienti su 100 inoltre conservano completamente la capacità di eiaculare all'esterno, cioè di avere un'emissione di liquido seminale assolutamente normale. Quindi questa è la vera innovazione di questo trattamento che non altera in nessun modo la dinamica sessuale né dell'erezione né dell'eiaculazione. Quindi con la termoablazione prostatica siamo in grado di promettere quasi al 95% al nostro paziente di conservare la sua vita sessuale esattamente come se la ricorda fino a quel momento. Quindi un'erezione assolutamente valida, un'eiaculazione assolutamente conservata, il che contribuisce ad avere una soddisfazione complessiva di questa metodica enorme, perché da un lato la tecnica funziona sullo svuotamento vescicale, sulla riduzione del volume della prostata. Dall'altro ci permette di conservare la nostra vita sessuale integra, e questo è tuttora il vero gap rispetto alle altre tecniche chirurgiche che si possono utilizzare per l'ingrossamento prostatico. Quindi con la termoablazione prostatica siamo in grado di proporre un intervento assolutamente mini-invasivo, rapido, indolore, con una ripresa complessiva molto rapida e soddisfacente della funzione sia menzionale, ma soprattutto una conservazione notevole della vita sessuale, della soddisfazione sessuale.